ringraziare Antonio Ventaggiato in rappresentanza del nostro mondo, del mondo del GUG, dei giudici che ogni anno sono lì presenti a raccogliere su un pezzo di carta le iscrizioni. E ho sentito, domani sarà presente ed è veramente abbracciato con grande entusiasmo questa gara. Un ringraziamento va a Giusy Malato, che è stata veramente la vera organizzatrice di tutto l'evento, perché da un punto di vista operativo lei è stata assolutamente presente su ogni cosa. Quindi se va male è colpa sua, se va bene è colpa mia, questo mi sembra un fatto evidente. Anche Federica Zucco, la nostra addetta stampa, veramente ci ha dato una grossa mano. Purtroppo gli strascichi del Covid non mi hanno permesso di fare la gara quest'anno, però è stata un'emozione vederla dalla barca, riprendere dalla barca insieme al sindaco e che dire, il classico appuntamento di fine anno, soprattutto che rappresenta il nostro movimento, parlo da presidenti di federazione, un movimento in salute con tante società che militano nei massimi campionati di pallanuoto, tanta attività del nuoto sincronizzato, e grande entusiasmo grazie anche all'impeccabile organizzazione della Nuoto Catania e naturalmente un arrivederci all'anno prossimo. Vedremo stasera le immagini del nostro splendido scorcio di Ognina e questo ovviamente fa onore ai catanesi, fa onore alla nostra città. Gli auguri da parte tua di un buon 2024 e quali auspici per questa città e per lo sport di questa città? Ma diciamo che lo sport, i dirigenti sportivi vedono sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi confermo questo per la nostra città, sono grandi aspettative, stiamo facendo un grandissimo lavoro e quindi ecco, secondo me il 2024
partirà sicuramente sotto i migliori auspici. Credo che ci siano stati oggi il record assoluto di partecipanti, se non sbaglio sono 156. Poi sono doppiamente felice che ha vinto un atleta della mia società, Riccardo Torrisi, che ha bissato lo splendido successo dello scorso anno, per cui credo che sia stata una manifestazione che ha avuto un grande successo di partecipanti, sia quelli che vengono a vedere la gara, sia proprio di partecipanti alla gara. Fare un tuffo o essere presenti oggi alla sensibilità del San Mare è il modo migliore per salutare l'anno che va via e per fare anche migliori auspici per il nuovo anno che arriva. Ci auguriamo ovviamente un anno che colga tutte le nostre aspettative, che dia soddisfazione a tutta Catania, a tutti i catanesi e perché no anche alla Nuoto Catania. Ringrazio soprattutto il sindaco Enrico Trantino, che è stato molto, molto vicino alla manifestazione e ci ha aiutato a portarla alla fine nel migliore dei modi. Sono molto contenta sia per l'adesione del pubblico che per la partecipazione alla gara. Doppiamente contenta perché abbiamo vinto la categoria assoluti e le under 17 con due atleti della Nuoto Catania, quindi più soddisfatta di così, diciamo. Ora vediamo l'anno prossimo che succederà. Molta gente, anche a dispetto del tempo che non è bellissimo oggi, però sono contenta perché la San Silvestro è simbolo di catanesità per me, quindi evidentemente ancora il sentimento di appartenenza è vivo in tutti noi e dobbiamo solamente dimostrarlo. Pace, salute e felicità per tutti, soprattutto per la Nuoto Catania.
L'emozione è sempre la stessa dell'anno scorso. Quest'anno eravamo un po' più iscritti, ma meno male che ho vinto, anche perché il presidente sennò mi insultava per un anno e mi obbligava a fare la terza. Il tempo purtroppo quest'anno non ci accompagnava, però noi catanesi non ci fermiamo. Riccardo, a chi dedichi la vittoria? La dedica va assolutamente a mio nonno, che ci teneva moltissimo e che quest'anno purtroppo ci ha salutato. Ecco, dopo la dedica, immancabili gli auguri e gli auspici per l'anno che verrà e che tra poco arriva. Sì, assolutamente, buon anno a tutti. Grazie. We'll be right back.